all'interno di Condirsi, ricordiamoci sempre di chiarire che l'input di partenza è stato come appunto gli adulti potessero aiutarci per comprendere al meglio il nostro mondo e cercare di costruircene uno in qualche modo migliore. Come la politica possa ancora e se ancora è utile nel capire il nostro presente, nel costruirci un futuro. La politica per me è tutto, perlomeno è su qualsiasi questione, è una questione su tutto. Cosa ne facciamo noi della politica? Boh, anche un po' chi se ne frega, no? Quasi che verrebbe da dire, no? Uno Della verrebbe nostra dalla nostra generazione. generazione, perché è una questione come se fosse del passato, ma del passato passato. E invece c'è una logica, una prospettiva che credo che abbiano tutti quelli che hanno più o meno la nostra età, quindi dai 20, 25 anche ai 30, cioè quello che sarà, no? Quello che è il futuribile e guardarsi il meno possibile alle spalle perché è qualcosa che non ci appartiene più. Il No. senso di essere post qualcosa, no? Ha un senso questa logica del post, ha un senso. Ha un senso. Ma non mi viene. Non mi viene. Ecco, forse il fatto che si danno per scontate delle cose, che è vero che sono scontate per tutti, ma diciamo, la nostra generazione è poco interessata fino a un certo punto, insomma. Forse la vera questione è quali sono i paradigmi della generazione, non so, 90-05? Quali sono le regole, no? Che sono ben diversi da quelli della generazione, ad esempio, di Certo, Renato, in no, cui penso, però. Ecco, paradigma, ad esempio, sindacato, cioè, per esempio, l'attività politica, la appunto, questione della famiglia, per esempio, è una la quest famiglia, questione. non è proprio una questione nostra, Non quella è della una questione famiglia. nostra, perché fai quello che riesci, fai quel che c'è. Tra l'altro, la vostra è una generazione di divorziati, e la nostra generazione ha un'altra ottica di famiglia, per esempio, la sessualità, o la politica, o l'economia, cioè sono questioni che c'entrano e non c'entrano in realtà con la nostra generazione, proprio perché in realtà Come se le aveste già risolte già voi, risolte, diciamo, no? no? Non c'è bisogno, no, di porselo come guaio, come problema. Tu stesso, alla più o meno conclusione di questa cena, hai tirato fuori la questione dell'occupazione, dicendo appunto che è una questione che poco c'entra con la nostra generazione, che quindi ci chiediamo cosa valga e in quali termini valga. Cioè, quando adesso un ventenne occupa un'università, una scuola superiore, un'istituzione come ad esempio è venuta fuori la Cavallerizza di Torino, che questione fa? Che significato dà questa cosa? Certo, no, e È poi, forse ecco, certamente maybe. diversa da quella attuata ai vostri Certo, tempi. Diventa certo. No, una a me questione per forza viene in culturale. mente che tra noi, diciamo, esistono delle fazioni deboli. Nel senso che è vero che uno può mettersi da una parte o dall'altra, ma non ne farà mai una questione ideologica. O se la fa, è di breve durata. Che poi è una cosa che è successa anche alla generazione di Renato, no? Anzi, forse Beh, più o meno, loro. però, ad esempio, se ci pensi, Però. probabilmente le persone che tiravano un po' i fili di certe situazioni, guarda caso, sono entrate nel sindacato, piuttosto Certo, che appunto in ruoli però più o meno in effetti politici. non so se farne una questione generazionale. Che poi fare una questione generazionale è sempre un po' strano. È come se ci fosse sempre io do la colpa alla generazione precedente. No, ma non per forza, non stiamo facendo una questione di colpa, qua No, stiamo facendo tentando un'analisi, no? che però è un Beh, che comunque è po' un po' strana, un anche la po' storta. base del progetto Condirsi, cioè questa cosa avviene sempre, cioè è sempre una questione generazionale Condirsi, prima di tutto. La nostra generazione che proprio nasce senza un lavoro, senza la possibilità, più o meno parlando in soldoni, di avercelo, di avere una conseguente pensione, eccetera, eccetera, e in realtà fa della sua vita il lavoro, o almeno questo per quanto riguarda noi è poco ma sicuro. Cioè la nostra vita è il nostro lavoro. Perché per Sì. È noi il lavoro è un'altra questione. Cioè, quando vero che. Edoardo dice io lavoro, il nostro lavoro, ad esempio, consiste anche nel stare in un museo e guardare una mostra. Quello è lavoro a tutti gli effetti. Anche il viaggio Quindi io non diventa posso lavoro. pensare di smettere di fare questo lavoro. È vero che.
manca il lavoro, ma come se per la nostra generazione mancassero gli spazi per il nostro lavoro, cioè quello che è il lavoro che uno vorrebbe, forse, no? Cioè, manca l'istituzione che crea quel lavoro lì, forse. Che è un lavoro fatto forse di tempo libero, non lo so, o di essere visto e essere una persona, non lo so, però veramente forse si esagera un po'. Ma mancare gli spazi non significa è colpa delle istituzioni, è per me è un altro modo di vedere la società. Per la vostra generazione, che potrebbe essere mia madre, per esempio, so, faccio il pittore, ma come lavoro serio, che cosa fai? No? Anzi, Cosa fai per forse più ancora campare? per noi, appunto, sarà impossibile smettere di fare il nostro lavoro perché è un lavoro che non ha fine. Ed è l'implementazione dell'essere umano stesso, attraverso pratiche artistiche, attraverso pratiche umanistiche. Ecco, forse questa è una condizione intergenerazionale. Ma poi veramente strano, strano. Però più forte comunque nella loro generazione, l'idea che Comunque, si abbia no, finito, no? diciamo, Io ho dato. esatto, ma anche nello stesso dare i contributi, no? È curioso, no? Cioè, a Torino dare contributi è comprensibile. Spostandosi da Torino, dare contributi per un bene comune è un pochettino più strano. Tu dici una realtà come Condirsi, non è un caso che sia nata qua? Anche, stai dicendo anche questo? A me piace sempre poi a soffermarci, a riflettere su quello che è Condirsi. Torino aiuta, Ah, Torino no. coccola chiunque, a caso, anche a bendato, anzi, Torino bendata coccola tutti.